Ciao a tutti ragazzi, in questo dodicesimo video andremo a capire chi sono l'agenzia Booking e l'agente e cosa fanno. L'agenzia Booking è l'ente che fa da intermediazione tra DJ e potenziali acquirenti, quindi club e festival. Ogni agenzia Booking è un insieme di DJ chiamato roster che può vendere in determinati territori. Ogni artista all'interno di un'agenzia ha un agente, che sarà la persona fisica che poi lavorerà con lui e che cercherà di venderlo. Ogni agente può avere più artisti da vendere all'interno della propria agenzia e ogni artista può avere più agenzie e di conseguenza più agenti che lo vendono nel mondo. Il contratto tra agenzia e DJ può avere vari vincoli. Il primo può riguardare appunto il territorio, nel senso che quell'agenzia e quell'agente possono vendere quel determinato DJ solo in alcuni paesi o in alcuni continenti, ma non in tutto il mondo. Il secondo vincolo riguarda l'esclusività, nel senso che un'agenzia può avere in esclusiva un DJ per un determinato territorio. Andiamo a fare un esempio più pratico. Paul Kalkbrenner in Italia viene venduto dall'agenzia Dates con cui ha l'esclusiva. Questo vuol dire che se un'altra agenzia con cui lavora l'artista vuole vendere Paul Kalkbrenner in Italia, comunque deve passare attraverso Dates perché appunto ha l'esclusiva su questo determinato artista. L'agenzia Booking e l'agente hanno il compito di vendere gli artisti al cachet più alto possibile. Questo per due motivi principali. Il primo è che più il cachet dell'artista è alto, più lui è contento del lavoro del suo agente e della sua agenzia. Mentre il secondo motivo è un guadagno direttamente dell'agenzia, perché ricordiamo che solitamente si guadagna tra il 15 e il 20% della fee dell'artista, quindi più siamo bravi a vendere a un cachet più alto il DJ, più soldi entreranno nelle tasche dell'agenzia e di conseguenza dell'agente. Il lavoro dell'agente e dell'agenzia non è semplicemente quello di trovare un accordo con il promoter interessato, che sia di un club o che sia di un festival. Una volta appunto trovato un punto d'incontro sulla fee con cui andremo a chiudere quella determinata prestazione, ci saranno una serie di cose da fare per completare l'operazione di vendita. Ci sarà da fare un regolare contratto, da mandare via email press kit e tech rider dell'artista, approvare le grafiche, verificare che i pagamenti siano avvenuti e siano del giusto importo, organizzare il viaggio e gli spostamenti, elaborare l'itinerario da mandare al DJ e al suo eventuale tour manager e poi effettuare il pagamento all'artista successivamente all'esibizione. Per fare tutto ciò, le agenzie medie e grandi hanno anche uno o più assistenti che si occupano appunto di tutti questi dettagli, in modo da dare agli agenti più tempo per vendere più date e di conseguenza incassare più soldi da parte dell'agenzia. L'errore che fanno molti DJ emergenti è andare a proporsi ad agenzie. Non dico che è sbagliato completamente, ma secondo me è controproducente, perché essere in un'agenzia grande, in un'agenzia famosa, non vuol dire automaticamente avere tante date, perché se noi siamo all'interno di un'agenzia ma abbiamo un agente che non è interessato, non è motivato a venderci, automaticamente le date saranno poche, anche se saremo in una grossa agenzia. Quindi il consiglio che do a tutti i DJ emergenti è di cercare di attirare l'attenzione degli agenti, per esempio facendo buona musica, andando bene in classifica, e in questo modo attireremo noi l'attenzione degli agenti che verranno a contattarci per entrare nella propria agenzia e per collaborare insieme. Un esempio pratico è che un agente che lavora in una determinata agenzia ha due DJ di un valore molto alto e un DJ che invece si riesce a vendere peggio perché ha un valore più basso, in termini economici chiaramente. È chiaro che l'agente si concentrerà molto di più sui due DJ più grandi perché saranno più facili da vendere e perché lui guadagnerà di più sulla vendita di loro due che sulla vendita del DJ più piccolo. Quindi è molto importante che la gente creda nel DJ anche più piccolo e che si impegni a vendere anche lui. Quindi, tornando al discorso di prima, è inutile andare a convincere un agente, un'agenzia, ma deve essere lui stesso che va a cercare il DJ e che crede in lui. Se ci sono domande o dubbi, lasciateli pure nei commenti. Ringrazio Social Music City per avermi concesso l'autorizzazione a utilizzare le foto che avete visto passare dietro di me. Ci vediamo settimana prossima per un altro video. Ciao!